all'interno del progetto Fare Grandi le Città ha trovato spazio anche un progetto sull'agricoltura sociale. Il progetto si chiama Evergreen ed è un progetto che impegna oltre 10 utenti, persone con disabilità e persone svantaggiate che provenivano dalla zona grigia. È un progetto che ha avuto un grandissimo aiuto da Fare Grandi le Città, perché Fare Grandi ha portato delle risorse che sono state utili per la formazione delle persone che hanno acquisito competenze nell'attività dell'agricoltura, e quindi oltre 600 ore di lavoro per gli educatori formatori, 300 ore in attività di coordinamento e direzione. Abbiamo utilizzato 5 voucher di 30 ore con la presenza di tecnici specializzati in agricoltura e in florovivaistica, e in più abbiamo avuto una cosa molto importante, piccola ma importantissima per gli utenti, che è stato che per la prima volta avessero un rimborso, un'indennità oraria per la partecipazione ai corsi. 3 euro orari, ma sono stati per loro fondamentali e importantissimi. In più, in Fare Grandi Evergreen è cresciuto e ha aumentato e si è consolidato proprio perché abbiamo avuto anche l'assunzione, quindi la stabilizzazione di una persona svantaggiata, Massi Stefano, e grazie a questa assunzione abbiamo avuto accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, che ci hanno aiutato ad acquistare un automezzo, e oggi l'abbiamo portato, un pulmino che ci serve per raccogliere la merce prodotta nell'agricoltura e portarla a vendere nei mercatini, e stiamo allestendo un ufficio vendita nella location dove ci sono le serre, alla Serra di Lerici, con una casetta di legno adibita a ufficio vendite con la parte informatica. Quali i prodotti di punta di questo progetto di agricoltura sociale? E intanto c'è lo sviluppo di tutta una parte rispetto florovivaistica, e quindi all'interno delle serre vengono prodotte tutte le piante del periodo, quindi in questo momento hanno potuto vendere tutte begonie, e la vendita è rivolta anche a tutti i comuni che attrezzano le aiuole del paese. In questo caso il comune di Lerici, oltre che essere un sostegno, è anche un acquista ai nostri prodotti, e quindi tutti i prodotti anche delle piante officinali, e tutte le varie piante e floricoltura, ma anche i prodotti della terra. Oggi appunto chiedevano alle educatrici di riferimento che cosa si portava nei mercatini: erano pronte zucchini, melanzane, fiori di zucca e ancora tantissimi altri prodotti che sono proprio del periodo della stagione, insomma. Prodotti a chilometro zero, e effettivamente tutti dicono molto buoni.